Abbiamo i microfoni da dedicare al professor Cacciari, che si duole di non poter intervenire al convegno internazionalizzazione delle nella lingua italiana, e però si presta a fare un'intervista, anche perché credo di cose da dire ce ne siano abbastanza. Io la prima domanda che le farei, professore, è proprio a partire da questa cosa che è stata un po' misconosciuta in realtà, ma è abbastanza scandalosa, almeno per quelli alle quali l'abbiamo sottoposta, a cominciare da Dario Fo, ad esempio, che è stato anche tra l'altro studente al Politecnico di Milano, ossia un'università italiana, un ateneo italiano, che rinuncia ad insegnare totalmente in lingua italiana e invece insegnerà in lingua inglese a partire dal 2014. Ci sono in ballo ovviamente varie questioni, a cominciare dai diritti, in questo caso linguistici, articolo 2, esempio, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la discriminazione che avviene peraltro nel paese di lingua madre italiana di fatto, e senza contare ovviamente tutti gli aspetti che hanno a che fare con l'editoria. È evidente, ad esempio, che salta tutta l'editoria, specie quella di nicchia che produceva testi per quanto riguarda appunto il Politecnico, quelle che sono le tre branche fondamentali, il disegno industriale, l'ingegneria e l'architettura, e peraltro si assiste a un fenomeno curioso, visto poi anche la mole di studenti. Se pensiamo che Gibilterra, l'enclave britannica in Spagna, è fatta da 27.000 abitanti, in questo caso abbiamo 40.000 studenti che praticamente corrispondono quasi a un'enclave britannica dentro Milano. Ecco, gli ho un po' sciorinato, effettivamente le problematiche sono diverse, ma certo non Ah, manca. sono questioni che sollevano problemi abbastanza di fondo, che non è difficile affrontare seguendo contingenze e decisioni più o meno, poi anche cervellotiche, che prende questa o quell'autorità accademica. Il problema è un problema di fondo. Oggi, nel mondo contemporaneo, tutte le differenze, tutta la molteplicità di tradizioni culturali, religiose, etiche è minacciata. Non c'è dubbio alcuno, la differenza è che in tutte le epoche passate il mondo sta diventando davvero tutto iscrivibile in breve carta, per parafrasare Leopardi, è tutto diventato un'unica immagine. E questo vale un po' per tutte le discipline. Pensi lei le differenze che esistevano tra città e città dal punto di vista proprio della forma urbana fino all'Ottocento, fino ai primi del Novecento. Adesso le architetture sono tutte perfettamente analoghe, lei non può assolutamente distinguere un'architettura di Shanghai da un'architettura di Los Angeles, da un'architettura che venga fatta domani a Roma. E quindi tutto si sta omologando. La cosa può suscitare scandalo, ma prima di tutto occorre, la nostra filosofia deve essere dolorosa ma vera, quindi questo può anche farci male, ma bisogna comprenderlo, è probabilmente un destino che appunto vediamo in tutte le discipline, anche l'arte. L'artista cinese dipinge ormai esattamente come quello di New York, il mercato artistico è uno, l'architettura è una, le stesse forme letterarie ormai stanno diventando assolutamente omologhe, o ci sono differenze tra artisti, ma non più differenze diciamo tra popoli, tradizioni, nazioni, etnie, no? Non c'è più una differenza di questo genere, semmai ci sono differenze individuali, differenze individuali. Io vedo questa architettura che è di Piano, rispetto a quella che invece è di Foster, però appunto sono differenze individuali, non è l'architettura italiana o la città di Firenze rispetto a quella di Venezia, di Siena, eccetera, eccetera, non esistono più. Quindi, Sì. di cosa ci stupiamo? Che prima o poi anche per quanto riguarda la lingua avvenga lo stesso. Le lingue più deboli, quelle parlate da meno persone, quelle che hanno dietro, che sono parlate da meno poi scienziati e finanzieri, economisti, imprenditori, perché poi sono quelle le potenze del mondo contemporaneo, queste potenze ormai parlano una sola lingua, e quindi di cosa ci stupiamo? Voglio dire, sì, è tremendo, certo, è tremendo, è tremendo, è esattamente analogo al fenomeno di scomparsa delle biodiversità, insomma, no? Cioè, certo, la vita è anche lingua.
e quindi le diversità delle lingue, la molteplicità delle lingue è parte essenziale proprio della biodiversità complessiva. Ma come appunto massacriamo la biodiversità nella natura, così la massacriamo anche nelle lingue. E questa è l'epoca che non fa assolutamente nulla per contrastare questo destino. Una riflessione diciamo quasi tra il filosofico e il politico probabilmente. Ad esempio noi assistiamo al popolo tibetano fatto più o meno da 6 milioni di persone, gli italiani sono 60 milioni, il popolo tibetano... Proprio ieri c'è stata l'ennesima immolazione, credo che siamo arrivati a 100 ormai dall'inizio del 2012, perché praticamente è assolutamente vietato apprendere la lingua e la cultura tibetana grazie alla dittatura cinese. Nella fattispecie, nella nostra epoca, quella che dovrebbe essere quella della democrazia, della diversità culturale, linguistica, della moltiplicità... Sono chiacchiere, capisci? Queste sono totalmente chiacchiere, perché questa non è assolutamente l'epoca della pluralità, non è assolutamente l'epoca del pluralismo, non è, la democrazia è un puro flatus vocis, l'epoca del pensiero unico che necessariamente porterà anche alla lingua unica. Possiamo desumere da questo che paradossalmente sotto una dittatura un popolo riesce a ritrovare se stessi, ad essere forte della propria identità, mentre invece in quella che è una pseudodemocrazia non accade? No, perché nelle dittature si può difendere anche la tipicità etnica eccetera eccetera, ma in una chiave totalmente isolazionistica. Non vorrei che sorgessero equivoci rispetto a quello che ho detto prima. La diversità ha un senso, no? quando è composta di tante carceri, di tanti fortilizi dentro cui il diverso rimane asserragliato. La biodiversità ha senso quando c'è scambio tra i diversi, quando c'è meticciamento. E questo esisteva in tante epoche, per esempio prendiamo l'impero romano che alcuni pensano essere addirittura una sorta di dittatura, era l'opposto, perché dentro l'impero romano c'era un meticciamento continuo di lingue, di culture, erano grandi città alessandrine dove citavano appunto ebrei, cristiani, pagani di ogni genere, appartenenti ad ogni tipo di setta, eccetera, eccetera, lingue diverse che si mescolavano, greco, latino, armeno, siriaco, egizio, copto. E allora come mai? Io su 40.000 studenti del Politecnico nessuno dice ma qui vengono lesi i miei diritti, io non posso più fare l'architetto in lingua italiana, e mentre invece in Tibet... Perché lo studente del Politecnico, siccome vorrà fare esattamente anche lui essere l'architetto internazionale, l'artista internazionale, l'ingegnere internazionale, il medico internazionale, ha tutto l'interesse a sapere l'inglese, nessun interesse a sapere l'italiano, è molto semplice. I tibetani invece hanno l'interesse opposto? Ma i tibetani cosa vuol dire? Lasciamo stare, non c'è, cosa vuol dire? Cioè, se non c'è paragone di peso la grande tradizione tibetana è pura memoria, non ha come le grandi tradizioni induiste, si tratta di memorie che sopravvivono a volte per gli aspetti peggiori, come nel caso dell'induismo. Quindi non dobbiamo farci illusioni, è un processo tremendo. Perché lede la biodiversità, certo, che è il fondamento della vita. Ma secondo lei... La biodiversità però non è, ripeto, la diversità tra tanti ariani che stanno per conto suo, ebrei che stanno per conto loro, non è quella la biodiversità, quella è la biodiversità voluta da oscene dittature, come è successo nel Novecento europeo, non è quella. La biodiversità è quella in cui c'è scambio tra i diversi, c'è un continuo appunto, una continua osmosi tra i distinti, e questo nella storia dell'Homo sapiens è avvenuto quasi sempre. Resistenze, con contraddizioni, è venuto quasi sempre. Oggi sembra che queste resistenze che hanno mantenuto bene o male la biodiversità e anzi l'hanno arricchita, no? Perché in tutto il periodo, diciamo, della tarda antichità
fino alla fine del Novecento, tutto sommato, no? Questo processo di arricchimento dal punto di vista linguistico, eccetera, eccetera, è continuato. Gli stati nazionali hanno protetto e favorito lo sviluppo di lingue nazionali, eccetera, eccetera, anche se hanno eliminato tutti quelli che noi adesso chiamiamo dialetti. Stia attento, certo. Perché noi abbiamo sempre la tentazione, noi umani, di scoprire l'acqua calda e l'ombrello, no? Ecco, cosa è successo quando si sono formati i grandi stati nazionali? È successo che gli stati nazionali, nel processo di centralizzazione politico-burocratica che è proprio loro caratteristico, hanno eliminato di fatto i diversi, quelli che oggi chiamiamo dialetti ed erano nient'altro che le lingue di quel posto, le hanno eliminate, molto semplice. In Francia, prima della rivoluzione, si parlavano 12-13 idiomi, che ormai nessuno sa più, perché anche i dialetti che noi oggi parliamo sono ridicoli per la loro povertà rispetto ai dialetti che parlava, io ricordo qui a Venezia, il dialetto che parlava mia nonna era veneziano, oggi nessuno parla veneziano, certo. Sono delle storpiature risibili del veneziano, molto meglio che tutti parlassero italiano, almeno e decentemente, e tra un po' sarà lo stesso tra l'italiano e l'inglese. Uno studioso inglese proprio a proposito, che è Robert Phillipson, che dice però il problema è che qui sostanzialmente non si fa la tara, nel senso che si tende ad accreditare la lingua inglese come se fosse un dato neutrale, laddove in realtà ovviamente è lingua madre di alcuni popoli. Ma nessuna lingua è neutrale, tutte le lingue sono le lingue pensano, tutte le lingue sono portatrici di pensiero, non sono mica degli strumenti, le lingue non sono mica dei martelli, dei cacciavite. Tant'è che questo lo sanno, certo. Quindi quando tutti parleranno inglese e basta, penseranno in quella lingua e con quella lingua e non penseranno più in italiano, in francese, in tedesco. Chiaro, è così. Ma in questo caso diciamo che è quello che Winston Churchill è sostanzialmente quasi una predizione. Nel 1943 ad Harvard all'università disse il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non il togliergli certo. Province e territorio, schiacciarlo con lo sfruttamento. E infatti, certamente sì, linguistica è una parte essenziale dell'egemonia politica, è evidente. Ecco, in questo caso, pensando però al futuro europeo, proprio ieri tra l'altro è uscito Maroni con il dato del fare subito dopo Cameron, anche lui vuole fare un referendum sull'euro, laddove l'euro però sostanzialmente credo che abbia quasi, come dire, una dimensione che va al di là del biblico, nel senso che non è mai accaduto nella storia, neanche in quelle raccontate dalla Bibbia, che alcuni popoli si sono fatti la guerra fino a qualche decennio prima, non solo si siano unificati o abbiano tentato comunque unificazione, ma addirittura abbiamo messo una moneta sopra di loro ritirando la propria. In questo caso però il processo di unificazione ulteriore non chiamerebbe l'Europa, perché anche questo mi pare che è una notazione da fare abbastanza eloquente, cioè tutti si dimenticano che l'Europa è una superpotenza e si assiste quasi, come dire, a una superpotenza in un qualche modo guidata da microcefali, nel senso che poi l'Europa è fatta da oltre mezzo miliardo di persone che sono quasi il doppio degli Stati Uniti d'America, no? Ma le potenze non sono mai state soltanto potenze, in questo caso nemmeno economiche, perché l'Europa oggi non ha nessuna leadership in campo di ricerca e sviluppo, eccetera. Nessuna potenza è mai stata soltanto economica e tantomeno soltanto una potenza di consumo, come è sostanzialmente l'Europa. Non esiste, le potenze sono anzi, le potenze possono essere potenze anche laddove, come dalla Cina, laddove poi i consumi interni, le condizioni di benessere interno sono molto basse, cioè non c'entra nulla, il concetto di potenza è un concetto totalmente politico, non è né un concetto economico né semplicemente militare, è un concetto politico. Ma l'Europa secondo me è tutto perché è una superpotenza, si allontana ogni giorno di più dall'esserlo. Quindi è un problema di mentalità e non in realtà di forze, perché in effetti gli abitanti direbbero il contrario. Di mentalità, certo, di mentalità, ma per essere una superpotenza bisogna intanto cominciare il minimo comune denominatore di tutte le superpotenze, dagli assiro-babilonesi in poi, è un ethos comune all'interno tra i propri cittadini. Possono anche farsi le guerre massacrarsi, come facevano, non so, a Firenze, eccetera, eccetera, però erano tutti fiorentini e si sentivano tali. E lottavano e si massacravano perché ognuno tendeva a modo suo a quello che appunto diciamo bene comune.
e questo vale per gli Stati Uniti attuali come per tutte le potenze. In Europa non c'è assolutamente la condizione per creare questo ethos comune oggi. E perché? Ma perché non c'è nemmeno nei singoli Stati europei? Guardi la Spagna, Catalogna, Paesi Bassi, guardi tutte le questioni in Belgio, nei Paesi Bassi, Fiamminghi, Valloni, eccetera, eccetera. Certo. Guardi in Italia dove non solo non c'è una nazione, ma ci sono soltanto famiglie, corporazioni. E come vuole combinare l'Europa con materie prime di questo genere? Certo. Senta, sostanzialmente però quello che potrebbe essere una sorta di, così come c'è ad esempio la Polizia Federale negli Stati Uniti d'America, cioè una sorta di lingua federale europea, ad esempio il Partito Radicale, ormai proprio quest'anno nel 2013 sono quasi 20 anni che propone invece la prospettiva appunto di una lingua federale, il fatto che ci sia necessità di avere una lingua in questo ruolo e che ponga in parità tutti i vari soggetti e che forse potrebbe rappresentare un elemento di unificazione, oltre che chiaramente dal punto di vista della non violenza un'affermazione ulteriore di questi temi e quindi la questione esperantista. Da questo punto di vista, come mai sostanzialmente si fa ricerca su tutto, si fanno sperimentazioni su tutto, ma di fatto l'intera Europa non ha mai operato in questo senso, per cui ad esempio una bella grande sperimentazione in Esperanto tra i cittadini europei o tra i giovani europei? Io sono non contrario, ma ritengo ridicole queste cose esperantiste, molto semplicemente, glielo dico molto chiaro, no? Perché allora 100.000 volte è meglio che appunto tutti sappiano l'inglese e basta. Ma quando voglio inventarsi lingue a tavolino, sono cose comiche. L'idea di potersi inventare lingue a tavolino, che queste lingue possano avere una funzione unificatrice, eccetera, ma 100 miliardi volte più logico che appunto si impari una vera lingua con una grande, grandissima tradizione e si parli quella. Che discorso. Ma avendo 125 anni di... Neanche da 100.000 lingue. Ma le lingue non si fanno a tavolino, sarebbe come quei cretini di pianificatori che pensano di fare le città a tavolino, adesso disegno la città, ma va a dormire là. Quindi una prospettiva di democrazia che lei non vede positiva, insomma? No, perché? Un filosofo degno di questo nome non vede nulla, né in termini pessimisti né ottimisti, cerco di capire e basta, questo è il suo mestiere, cerco di capire cos'è questo mondo e non so se probabilmente sarà molto migliore di quelli passati, non sono mica vissuto nell'antica Roma. Certo. Quindi questo è il mondo in cui viviamo, questo, e bisogna capire il mondo in cui viviamo. Senza pensare che ci siano scorciatoie per uscire dai problemi e dalle contraddizioni che presenta, comprendendo la drammaticità di certi processi, perché certo, ripeto, la sparizione delle cosiddette lingue nazionali, che deriva dalla sparizione di tante altre lingue nazionali di cui ormai non abbiamo neanche più memoria o quasi, è un processo che riduce la biodiversità e quindi probabilmente incide anche nelle nostre capacità psicologiche, nella nostra vita proprio anche quotidiana, nella nostra psiche in generale. Certamente tutto ciò è vero. Detto questo, io soluzioni alternative rispetto a questo che vedo in tutti i campi essere, come dire, il nostro destino, non le so. Certamente non sarà l'esperanto, certamente non è inventarsi la possibilità di un'Europa superpotenza che oggi al momento non esiste, facessero in Europa quelle cose minime che invece si possono fare, ad esempio unificare i regimi fiscali, ad esempio unificare i regimi commerciali, eccetera, eccetera, facessero quello prima di pensare alle superpotenze, alle politiche estere, eccetera, eccetera, facessero quello prima di pensare alle costituzioni europee che sono panzanate, mega galattiche, perché appunto la Costituzione è il prodotto storico tipico di alcuni stati nazionali, non per esempio della Gran Bretagna, eccetera, eccetera. Quindi facessero le cose che possono fare,
e che non fanno e che non continuano a fare. Non c'è ancora un'unificazione, non c'è ancora un'effettiva unificazione nelle politiche commerciali e fiscali, non parliamo delle politiche sociali, e cosa vuol dire andare a perdere tempo a parlare di superpotenze europee? Ecco, facciamo le cose che concretamente sono fattibili, invece di fare chiacchiere elettoralistiche un giorno sì e l'altro anche. E questo processo però una lingua federale non aiuterebbe? No, la lingua federale è quella che è la lingua federale, la lingua delle grandi potenze, di tutte le grandi potenze tecniche, commerciali, culturali, eccetera, eccetera, economiche, è l'inglese. Bene, che si impari bene l'inglese e si cerchi, certo, si cerchi di continuare a salvaguardare l'italiano, ma seriamente, non semplicemente predicandolo. Ma cosa vuole salvaguardare l'italiano quando gli italiani, quando non c'è un giornale che ormai scrive in un italiano decente, c'è la televisione, c'è la radio dove lasciamo sta, cioè le sembra che queste, ecco, facciamo le cose che possiamo fare, vogliamo salvaguardare la diversità dell'italiano, bene, cominciamo a insegnarlo e a parlarlo anche nei luoghi deputati al meglio possibile, ecco, facciamo questo. Facciamo le cose che possiamo fare, non crediamo di essere quelli che possono, come dire, modificare destini, ma il mio motto è, il destino si può seguire da persone ragionevoli e consapevoli, si può seguire in catene, ecco, cerchiamo di seguirlo in modo intelligente e non come degli schiavi in catene. Va bene professore, grazie infinite, di nuovo buona giornata. Ciao.